Perché è stupendo, sono le storie di vita reale. Però io sulla prostituzione voglio alzare un attimo il dibattito, caro Parenzo. Voglio alzare il dibattito. Perché? Perché ti ricordi che qualche settimana fa, qualche giorno fa, il Papa ha detto delle cose terribili contro chi va a prostitute, li ha dipinti come dei criminali. Allora, voglio capire se le parole del Papa hanno delle basi nella Bibbia, nei testi sacri. E allora ti voglio chiamare il signor Mauro Biglino. Mauro Biglino, non so se lo conosci. Chi è Mauro Biglino? È un biblista famosissimo sul web, fa centinaia di migliaia di visualizzazioni. Beh, chiamiamolo, ti prego, perché voglio capire se le parole del Papa hanno una loro realtà, perché io mi sono anche rotto le balle. Mi sono anche rotto le balle. Alziamo un po' il livello sulla prostituzione. No. Pronto? Sì, parlo con Mauro Biglino? Sono io, buonasera. Buonasera, mi chiamo Cruciani, come sta? Buonasera, bene, grazie, bene, 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 lei? Non c'è male, non c'è male. Allora, Parenzo, ti presento il professor Mauro Biglino, grande mamma biblista. Mia. Grande mi alzo biblista. In piedi, mi alzo in piedi, mi alzo in piedi, no, che no, onore. No, 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 non scherziamo, non scherziamo. E infatti siamo, sono seduto e non me ne frega un cazzo. Infatti, no, è esattamente non così. Non entriamo subito in polemiche, perché ho chiamato Biglino per una cosa molto precisa. Il Papa ha detto, ecco, proprio in pompa magna, ha detto che la prostituzione è una cosa criminale, cioè andare con le prostitute è un atto criminale. Dal suo punto di vista, dal suo punto di vista di grande interprete della Bibbia, cosa ci può dire? Allora, io posso dire questo, che il Papa, così come in genere succede con le alte gerarchie, parlano di temi, di dottrine, di contenuti che artificiosamente li fanno derivare dal cosiddetto testo sacro, ma nel testo sacro non ci sono. Oh, anzi, molto spesso c'è l'esatto opposto, proprio come in questo caso. Cioè, in questo caso che cosa c'è nel testo sacro? Nel testo sacro, che al cosiddetto tempio, che in realtà altro non era che la dimora di quell'individuo che poi artificiosamente è stato fatto diventare Dio, praticava la prostituzione, che era un vero e proprio servizio, un mestiere. Cioè, lei sta dicendo che nella Bibbia, io credo che sia l'Esodo e anche il libro di Samuele, ho studiato, il primo libro di Samuele, fantastico, preparatissimo, e l'Esodo, viene citata espressamente, anzi vengono citate le donne che prestano servizio, cioè esplicitamente delle prostitute, o sbaglio? Esattamente, esplicitamente, tant'è che il sacerdote Eli è un po' dispiaciuto del fatto che i suoi figli le frequentino, diciamo così, le frequentino un po' troppo, perché evidentemente magari lui insomma avrebbe preferito diversamente, ma su questo proprio non ci sono dubbi. Non si negavano certo i piaceri della carne, beati loro, io certamente non sono un moralista, quindi va benissimo così, però bisogna sapere che nella Bibbia c'è scritto questo. Dunque, insomma, dunque la realtà qual è? Che il Papa condanna la prostituzione, ma se va a leggere il testo da cui tutto discende e a cui dovrebbe fare riferimento, da cui prende chiaramente ispirazione, la prostituzione è tutt'altro che condannata, o sbaglio? Esattamente. Tenga per esempio un'altra cosa: la radice ebraica triliterale, triconsonantica, che indica il sacro e che indica la prostituta o la prostituzione, con l'aggiunta ovviamente in questo caso della desinenza femminile, è esattamente la stessa. Cioè, sacro uguale prostituta? Kof, Dalet, Shin. Cioè sono le tre stesse lettere. Per dire che ma cosa? Perché in ebraico una parola può avere una radice, ma con diversi significati. Ma che cosa vuol dire? Io rimango del parere, che è un parere condiviso, che chi fa prostitute è un miserabile. Adesso non verrà questo qui, questo biblista famosissimo, per carità, di fama internazionale. Ma lui vuole dire semplicemente per un'altra il quale cosa. Io mi sono alzato in piedi, per il quale mi sono alzato in piedi. Ha fatto male. Ma infatti sono rimasto seduto perché non me ne frega niente. Però voglio dire, che viene a spiegarci che va bene andare a puttane, ma di cosa stiamo parlando? No, beh, è un altro discorso. Ma di che parliamo? No, ma tu stai confondendo le opinioni personali con quello che viene citato nella Bibbia. E che per carità io rispetto, ma ci mancherebbe, io racconto quello che c'è scritto nella Bibbia, tutto. E ricapitoliamo, allora, il tempio di Dio aveva un servizio di prostituzione, prima contraddizione. I templi, attenzione, non era diverso dagli altri, è che purtroppo nella nostra cultura si dice che i cosiddetti pagani praticavano la prostituzione sacra, invece quelli di Dio no.
Io dico invece quelli di Dio anche. Tutto lì. Oltre a questa cosa qua, lei dice anche che è un mestiere utilissimo dal punto di vista sociale, giusto? Ah, io su questo non ho dubbi. Cioè, un mestiere utilissimo socialmente. Sì, secondo me risolve un sacco di problemi psicologici a moltissimi maschi. Ma questo può essere, certo. Per concludere, lei dice anche che la prostituzione risparmia un sacco di violenza, o sbaglio? Esattamente. Cioè risparmia che cosa? Di violenza contro le donne ce n'è una quantità immensa. Sì. Secondo me sarebbe decuplicata se non ci fosse questo, fra virgolette, servizio. Addirittura, cioè ci sarebbe 10 volte più la violenza se passasse l'idea del Papa, come diciamo. Poveretti si sfogano così. Chi non ha possibilità diverse. Ma come si fa a dire una roba simile? Prova quel tipo di... Ma ha ragione lui, non c'è dubbio. Ma per chi lo fa volontariamente, d'accordo, rimane il mio giudizio su chi ci va, però, ma voglio dire, non si può legittimare l'uso di una donna, l'uso di una donna. Ma che c'entra, dai, ma lo legittimi. Questo è un altro discorso. Va bene. Non c'è nessuna difficoltà. Grazie Billino, grazie. Ragazzi, questo Billino mi piace, schietto, dice le cose come stanno, al di là dei testi biblici, di cui alla fine me ne fotto pure io, però quello è il suo mestiere. Però ha detto una cosa fondamentale: il valore della prostituta è un valore sociale, inutile che ci rompono i coglioni con il riscatto della donna. Ci avete rotto il cazzo con questa roba qua. Viva la prostituzione, viva le donne. Adesso l'ho vista battere, c'è un'indicazione, è importante questo, l'ho vista battere davanti al Famila, che non so che cazzo sia, di Zingonia. Abbiamo distrutto una fascia, ascoltatori schifosi ci sono, proprio gente che va, ma come fa la gente a... Oh, orrore. A te ti piace il cazzo? No, cara, no, mi dispiace deluderla. Signore o signora che lei sia, Comunque lo sai che il... la grande cosa di Billino di prima è stata l'accostamento tra la parola prostituzione, che ha la stessa radice di sacro. Cioè, la cosa straordinaria di Billino di prima è che ti ha fatto capire, non so se sia vero o no, adesso questo poi c'è un grande dibattito. Vabbè, ho capito, che è la parola prostituzione si avvicina alla parola sacro. Ma non ti fa indignare quello che ha detto Di Battista? Cioè, ma io credo che ma neanche... Ma ragazzi, ma che cazzo me ne frega, quello che dice Di Battista? Ma scusami, su Berlusconi, ma adesso sinceramente... Ma no, ma si può dire...